Buongiorno amici di Renda Urbex, eccoci di nuovo in un'esplorazione, questa volta siamo rimasti nella nostra regione, il Lazio. E riconoscete per caso questo posto? Ora ve lo faccio subito vedere. Questa qui sono le condizioni in cui versa questa bellissima villa, che è stata la location della serie Romanzo Criminale. Romanzo Criminale, Acqua e Sapone di Carlo Verdone e anche Tenebre di Dario Argento. Così è ridotta questa villa che nella serie era la casa abitata da Erzardo, uno dei delinquenti della banda della Magliana. Purtroppo oramai è fatiscente e gli esperti di cinema sicuramente riconosceranno qualcosa di questa casa. Siamo entrati nella villa. Qui è dove si trovava il divano, il sofà, in cui il sardo si sedeva. Lì c'era il sardo che si sedeva e più o meno da quest'altro lato si mettevano in questa zona qui Dandi e Elfredo quando venivano a trovarlo. Due migliori che se ne vanno. Io avrei fatto volentieri anche un salto al funerale. A te del libanese non te ne è mai fregato un cazzo, quindi dice quello che vuoi e famola finita, eh? Voglio la zona sua, trastele. Ma guardo io nel frattempo che voi sbrigate a fare i più importanti. Che mi pare stanno a far passare guai, no? Ma sentito? Ah, guarda lui, dice. Allora famo così. Noi prima sistemiamo affari nostri e poi te famo sapere. Più o meno sempre in questa zona qui dove il romanzo criminale c'era Erzardo e anche nel film Acqua e Sapone di Carlo Verdone, questa era la zona in cui lui, che nei panni di un finto prete, incontra Vilma Walsh, non so come si pronuncia, dove lui comincia a parlare mezzo inglese, mezzo italiano, insomma fa finta di essere inglese. I'm Phil. Padre, posso essere sincera? Sì. Mi dispiace se parliamo italiano? Magari. E questa qui, questa grande tavola da pranzo, è il tavolo in cui Verdone, sempre nei panni del prete, colloquiava con la famiglia di Natascia Ovi. Lui era seduto proprio lì dove c'è il camino, lì al centro. Continuiamo un po' l'esplorazione della villa, anche se la zona principale era quella lì della sala. Qui cosa c'è? I bagni. Proviamo a salire queste scale.
cosa c'è qui? Un ripostiglio. C'è addirittura... Questo era il bagno, penso. Gigante, con la vasca. Ci sono ancora i giornali a terra e la tazza ormai al vento. Siamo scesi al piano sotto e se non erro qui doveva essere tipo una discoteca, da quello che avevo letto. Carino, tutta bella. Questa qua doveva essere tipo una discoteca. Sì, ecco, guarda. Questa si vede proprio che è stile discoteca. Sì, questa qua sì era discoteca. Questa è discoteca. Questa è molto bella. Stiamo salendo su una scala minuscola, proprio piccolissima. Sto salì. E vediamo cosa c'è. C'è pure un bel bagno. Un bagno volante? Ecco. Mamma mia. No, è qua. Bello. Guardate che panorama. Qui non andiamo troppo oltre, altrimenti è un po' rischioso. E ecco la piscina. Altre stanze della casa, porte abbastanza particolari queste porte. Qui abbiamo visto che c'è un bagno floreale, molto green. Questa zona è anche quella del film Tenebre di Dario Argento e possiamo vedere i quadri, questi qui, che sono quelli utilizzati nel film, questi quadri qui sopra. Poi alcuni, eccoli, alcuni si sono staccati, altri forse li hanno rubati, però questa qui era la zona dove nel film c'era la ragazza più o meno qui che chiamava aiuto dopo essere stata rincorsa dal cane, e poi da lì giù compare l'assassino che poi la rincorrerà per tutto il giardino. Per favore, mi aiuti. C'era un cane. Mi ha attaccata. L'orrida spia. L'orrida spia. Qua invece, sulla piscina, prima che ce ne andiamo, c'è stata la scena sempre di Acqua e Sapone di Carlo Verdone.
qui, dove ci sono tutti questi tubi bianchi, più o meno c'erano quella specie di cubi dove poggiavano sopra, non so, le bevande. Lì c'era la donna, e qui Carlo Verdone in veste del prete viene e fa una battuta. Stiamo uscendo dalla villa, la villa del cinema, e niente, vabbè, qui è una discarica a cielo aperto. La villa era vuota, però dai, carina per... Insomma, location del film. Esatto, per i film che hanno fatto. Per i film che location, confronta le foto, è una bella cosa, dai. Ci vediamo al prossimo video, o no Tommy? Mettete mi piace, commentate e iscrivetevi al canale, bene. Non vi scordate. E? Okay. E ora che facciamo? Che facciamo? Ciao!